anche non solo le candidate, perché poi Lina Iannuzzetti mi ha chiesto di fare un intervento, però proprio nell'ottica che in qualche modo vorrei che mi contraddistinguesse, vorrei soprattutto ascoltare e poi chiaramente fare anche un intervento e dire quello che penso in proposito. In effetti potrebbe essere anche molto più semplice per me dire alcune cose e poi alla fine, visto che fra un po' c'ho un altro impegno, andar via, no? Invece vorrei proprio sottopormi, se così si può dire, alle vostre richieste, ai vostri suggerimenti, alle vostre sollecitazioni. Credo che sia fondamentale in questo momento, non solo della campagna elettorale, ma soprattutto in prospettiva di quello che deve essere poi l'amministrazione, la gestione dell'amministrazione successivamente. Già la Presidente mi ha dato un paio di compiti per l'inizio della gestione. Io credo che sarebbe importante, mi piacerebbe che poteste anche voi, ognuno dal proprio punto di vista, naturalmente darmene altri dei compiti, proprio perché io credo che è molto importante che esista non solo un forum delle donne, ma che abbia la possibilità di dire e soprattutto di essere ascoltato. Mi pare fondamentale che nel momento in cui esiste un, come si può dire, un ente, no, non è un ente, è una modalità organizzativa di questo tipo, non stia qui solo a, come si dice, a macinare l'acqua, ma sostanzialmente a fare delle proposte che poi abbiano un seguito, evidentemente, altrimenti è inutile che si perda tempo. Significa che tra orari della città, orari e tempi della città, se il forum non serve a niente lo cancelliamo, anche perché le cose da fare ce ne sono tante. Io credo invece che non si possa andare in questa direzione. Evidenziamo quali sono i problemi, quali sono le difficoltà e poi teniamoli presenti. Sto scivolando, scusate, perché poi mi faccio prendere un po' la mano. Sto scivolando già nel discorso, per esempio, del bilancio di genere, no? Io credo che nel momento in cui noi andremo a fare un bilancio, quello che sarà consultivo, ma anche quello che sarà il preventivo, io credo che sarà fondamentale che si mettano in evidenza tutte le cose, tutte le azioni, tutte le spese che possano andare in una direzione anche di genere, quindi cercare di capire quali sono gli effetti sulla famiglia, gli effetti sulla città, che poi se certe cose funzionano in un determinato modo, non solo la famiglia, non solo le donne, ma nell'ottica di trasversalità che diceva Livia, evidentemente tutta quanta la città se ne giova di certi investimenti. Ecco, allora, e a questo punto veramente sto zitto, mi piacerebbe veramente avere degli input da voi. Io ho già letto, Maria Antonia, la relazione che mi hai consegnato alcuni giorni fa e insomma ci sono tantissime cose che no, la condivido pienamente, ci sono però diverse cose che sono rimaste così a metà strada. Tu hai parlato della casa della maternità, ma ce ne sono anche altre su cui evidentemente occorre agire in maniera tempestiva, anche perché io sono convinto che quanto più alle richieste c'è risposta, tanto maggiore è la forza con cui ciascuno di voi può dare contributi, e credo che un'amministrazione seria debba fondare la propria azione proprio sul contributo di tanti e di tante, evidentemente. Con questo ecco l'invito a parlare.